Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Prima di iniziare vi voglio ricordare la mia collaborazione con Ozone Maps che appunto se non avete mai dato un'occhiata ai loro prodotti vi metto qua la foto con il nome, potete andare a cercare e vedere i loro bellissimi oggetti a tema travel, in particolare le loro mappe. Se vi interessa qualcosa potete utilizzare il mio codice sconto Beats from the World per avere il 10%. Dunque, oggi vi voglio parlare di quattro graphic novel che sono tra le mie preferite di sempre. Non si tratta di un unboxing, sono libri che io ho da tantissimi anni, anzi sono quei libri che mi hanno portato a conoscere il mondo del graphic novel e in particolare del graphic journalism, dove appunto si tratta solitamente di temi travel o di temi ancora più seri, che però tratteremo nelle prossime occasioni. Perché oggi vi voglio parlare appunto di quattro testi a tema travel, che sono tutti dello stesso autore, tutti editi da Rizzoli Lizard. Sono tutti disponibili, quindi se li volete acquistare li potete trovare ovunque nei soliti canali. E sono tutti dello stesso autore, come vi dicevo, ovvero Guy Delisle. È un autore francese, lui non è in realtà, non nasce come fumettista, ma lui è un animatore, quindi si occupa di animazione. E ha scritto però diversi fumetti, di cui questi quattro a tema travel, che riguardano i suoi viaggi personali che lui ha effettuato per lavoro e non. Infatti, si sviluppano su un asse cronologico molto distante nel tempo. Infatti, i primi due, il primissimo in assoluto è Shenzhen, che è appunto ambientato nell'omonima città nel cinese, quindi qui vicinissima al confine con Hong Kong, e Pyongyang. Questi due testi sono stati scritti in un momento in cui appunto non aveva ancora famiglia, non aveva sposato, e sono due testi in cui lui lavorava per uno studio di animazione, venne mandato prima in Cina e poi in Corea del Nord per insegnare agli animatori locali in che modo fare animazione. Gli altri due testi invece, Cronache Birmane e Cronache di Gerusalemme, sono invece ambientati molti anni dopo, quando lui ha già famiglia, appunto con figli, perché lui non è andato lì per il suo lavoro, bensì per la moglie, perché la moglie lavora per Medici Senza Frontiere ed era stata mandata in missione in Birmania e successivamente in Israele. Quindi lui, se per seguire la moglie, dal momento che può lavorare fuori da casa, decide appunto di seguirla e di andare a vivere per parecchi mesi nei due paesi. Allora, io vi dico di iniziare la lettura da Pyongyang, perché secondo me Pyongyang è in assoluto quello più interessante. Non che gli altri non lo siano, ovviamente, ma Pyongyang apre una finestra su un mondo che è precluso o comunque del tutto sconosciuto alla stragrande maggioranza di noi, perché pochissime persone hanno avuto la possibilità di visitare la Corea del Nord e lui invece ci offre uno spaccato di vita quotidiana di Pyongyang. Ovviamente anche lui, nonostante lavorasse a Pyongyang, comunque è stato soggetto alle regole a cui tutti i viaggiatori e tutti i turisti sono soggetti in Corea del Nord, quindi sempre accompagnato da una guida, l'impossibilità di andare in giro da solo e soprattutto di avere un appartamento. Quindi lui comunque vive all'interno di una camera di albergo, l'unico albergo che viene poi utilizzato di fatto in Corea del Nord, ma non vi anticipo niente, in cui poi lui non ha nessuna libertà, anche se un paio di volte riesce a fuggire, a dare un'occhiata al mondo reale. Però per questo vi rimando alla lettura, perché credetemi è meraviglioso. Quello che vi dico però è di non soffermarvi sui disegni. Se siete come me, cioè che danno un'importanza all'impatto primario che i disegni hanno, magari questi vi possono disorientare, perché ha questo stile molto semplice, molto asettico, anche nelle anatomie umane, che può trarre in inganno. Ma quello che conta dei testi di Guy Delisle sono fondamentalmente diciamo il modo in cui lui riesce a raccontare, affrontare temi serissimi con una leggerezza unica e anche molto comico. Quindi lui affronta le cose in modo estremamente leggero ed è divertentissimo. Quindi è una lettura super leggera, super interessante, anche perché, soprattutto per quanto riguarda la Corea del Nord, affronta dei temi che a noi occidentali sembrano assolutamente fuori da ogni logica. E che lui appunto invece analizza, facendo vedere anche la vita dei parti della comunità internazionale che vive a Pyongyang, che contrariamente a quello che uno si potrebbe aspettare, è più consistente di quello che voi immaginate. E il suo primo lavoro, Shenzhen, io invece vi consiglierei di leggerlo per ultimo, perché tra tutti è quello secondo me un po' più debole, anche dal punto di vista stilistico. Se vedete, è un po' grezzo, è un po' più grezzo rispetto agli altri. Non che non sia interessante, assolutamente, però rispetto agli altri,
ha qualcosina in meno, quindi vi consiglio di lasciarlo per ultimo quando già conoscete bene l'autore e secondo me vi siete assetati del volere, come ho fatto io, di voler continuare a leggere le sue opere fino a quando sono disponibili. Shenzhen secondo me è più incentrato, più che sull'esperienza del viaggio, è più incentrato sui rapporti interpersonali, cioè lui qui analizza più che altro i rapporti che lui ha con i cinesi che collaborano con lui nello studio di animazione, quindi ha un taglio leggermente diverso. Il capolavoro assoluto, quello che per me rimane Pyongyang, ma quello che oggettivamente è il più bello e la consacrazione del suo lavoro, è sicuramente Cronache di Gerusalemme, che ha anche vinto infatti un sacco di premi, tra cui anche la migliore opera al Festival di Angoulême del 2012, che è uno dei più importanti festival del fumetto a livello europeo. Anche a livello stilistico qui ha raggiunto la piena maturità, perché se le anatomie umane rimangono stilizzate, vi posso assicurare che dal punto di vista degli sfondi sono mostruosi. Lui è comunque molto più bravo a rappresentare gli sfondi piuttosto che le anatomie umane, e si vede, perché qui lo fa in modo magistrale. Ma Cronache di Gerusalemme perché è un capolavoro? Perché lui affronta tutto tondo la società israeliana senza tralasciare, senza tralasciare per nulla la questione palestinese, anche perché mentre la moglie lavora per MSF in Israele, ma soprattutto nella striscia di Gaza, e questo è l'unico tema che affronterà, perché lui, come appunto essendo semplicemente il marito di lei, non può andare nella striscia di Gaza, ma riporta le notizie che la moglie dà. Lui resta con i figli a Gerusalemme mentre sua moglie si trova spesso e volentieri nella striscia di Gaza sotto i bombardamenti, quindi comunque è una cosa che lui affronta e lo fa in modo magistrale. Ma mentre lui si trova a Gerusalemme viene assunto tra virgolette per tenere un corso di animazione proprio in Palestina, a Ramallah. Quindi lui ogni mattina da Gerusalemme prende l'autobus a Gerusalemme Est e andava a Ramallah, che è la capitale dei territori palestinesi, per tenere questo corso, e approfitta di questo per, insieme ai ragazzi del suo corso, insieme alle guide appunto palestinesi, ne approfitta per visitare tutta la Palestina e affrontare la questione palestinese. Lo fa in modo magistrale. Lui ovviamente visita poi tutta una serie di luoghi anche in Israele, quindi anche a livello di graphic journalism è bellissimo, perché comunque lui visita tutto e anche può essere anche d'aiuto per quanto riguarda un possibile itinerario in Israele, ma davvero lo fa sempre con quel suo tono leggero di cui vi dicevo prima. Ad esempio, è meravigliosa la scena in cui lui va in un monastero e fa questa cosa molto comica, che poi non è neanche lontana dalla realtà perché è successo a me in prima persona, e in cui apre la porta un prete e dice: di che religione sei? Lui è ateo, ma ovviamente non lo dice perché sennò non potrebbe mai entrare. C'è questa vignetta simpatica in cui lui sta riflettendo e dice: ok, cosa devo rispondere? Io non ho idea di che cosa devo dire. Alla fine lui dice ortodosso e lui chiude la porta e non lo fa entrare. E questa cosa è molto molto carina e non è neanche, ripeto, lontana dalla realtà. Quindi ragazzi, se non vi attira tanto la Corea del Nord, iniziate la Cronaca di Gerusalemme. Questo è un capolavoro. Non è una questione di se vi piace o non vi piace Israele, questa è una questione che questo è uno dei must reading, cioè dovete leggerlo assolutamente nella vita. Infine, Cronache birmane o Myanmar, ovviamente è molto interessante, soprattutto perché lui va a vivere in Myanmar nel periodo che precede la democratizzazione del paese. Io sono andato in Myanmar nel 2016 e era un periodo in cui c'era appena stata l'apertura, c'era appena stata la liberazione adesso non mi ricordo il nome, ma ci siamo capiti, del premio Nobel della pace birmana, e lui appunto va lì nel periodo che precede questo momento. Quindi io sono andato quando già c'era il processo di democratizzazione in atto, ma c'era ancora il regime militare de facto, mentre lui va in una situazione che è completamente diversa. E soprattutto se voi siete stati in Myanmar vedrete le differenze assurde che c'erano tra il paese che abbiamo noi nel nostro immaginario, che abbiamo visitato, un paese super pacifico, un paese con tantissimi sorrisi, diciamo dove nessuno ti dice nulla, a un paese invece in cui ogni movimento, ogni cosa era controllata e comunque gestita da uno Stato che era dispotico. E lui anche qui fa morire dalle risate quando affronta ad esempio il tema del betel. Se non sapete cos'è il betel, è questa radice che i birmani masticano dalla mattina alla sera e che sputano ovunque. Le strade in Myanmar sono rosse, non sto scherzando, sono rosse per gli sputi di questa roba che usano tutti, uomini, donne, dalla mattina alla sera, e che rovina i denti in un modo incredibile.
E niente, io con questo vi ripeto, vi dico veramente, voi avete adesso tantissimo tempo, è un periodo in cui volenti o nolenti abbiamo tantissimo tempo, usatelo per leggere, per approfondire la vostra cultura, e io vi consiglio dal profondo del mio cuore di leggere questi due testi, soprattutto Pyongyang, Cronache di Gerusalemme, e poi a seguire Cronache Birmane e Shenzhen. Io spero di aver attirato la vostra attenzione, spero di avervi incuriosito con questi testi, e nei prossimi giorni vi farò conoscere sempre più nello specifico tutta una serie di testi che sono proprio relativi al mondo del travel, sia a livello di libri che a livello di graphic novel, che sono spesso sottovalutate, perché molti mi avete scritto da quando ho iniziato a fare queste recensioni dicendomi che non avevate mai letto un fumetto e che vi siete ricreduti perché pensavate che i fumetti fossero soltanto di una determinata categoria. Invece questi vi posso assicurare che sono sì fumetti, ma che affrontano dei temi che sono validi per tutti. Quindi io vi ringrazio di aver visto questo video e ci vediamo alla prossima recensione.